Abbiamo visto che quando facciamo una manutenzione accurata dei nostri corsi d'acqua diamo una possibilità alle comunità di riappropriarsene, di sentirseli suoi. Ed è quello che è successo qui a Prato Vecchio Stia, in questo tratto di Arno in Alto Casentino, dove la comunità ogni giorno praticamente sviluppa iniziative nuove lungo questo corso d'acqua. Oggi Nicola ci ha proposto questa tecnica per mettere in equilibrio le pietre lungo il corso d'acqua, pietre che troviamo direttamente qui sull'Arno. Ed è una tecnica per mettere in equilibrio le pietre, ma in realtà per trovare un proprio equilibrio interiore. Se non hai un equilibrio tuo, non puoi nemmeno cercare di mettere in equilibrio qualcosa che è all'esterno di te. Ecco, questo per noi è molto bello perché lungo il corso d'acqua si può anche trovare occasione di benessere per il cittadino, per la comunità e anche occasione di socialità. Stiamo parlando di una pratica che può essere semplicemente vista come un gioco, una passione, può essere anche una forma d'arte, ora usa molto questa land art, fare arte con gli elementi che si trovano in natura, ma può essere anche di più, può essere una forma di meditazione, viene dalla cultura zen questo tipo di pratica. Io l'ho imparata, non mi ricordo bene neanche come, vedendo probabilmente qualcuno farlo e per questo ora volentieri, se qualcuno resta impressionato, condivido questa poca tecnica che so, ma soprattutto questa passione che si è sviluppata, perché alle volte per me è proprio un'esigenza. Quando vedo un bel luogo come questo, mi sento immerso nella natura, sento un equilibrio interiore, mi viene voglia di dialogare con questa natura in qualche modo. E allora la natura, come noi stessi, hanno sempre alle volte delle potenzialità inespresse, no? Vedi una pietra per terra e dici che bello sarebbe vederla in piedi e ti metti lì ad ascoltarla, si sviluppa come un'energia fra te e la pietra, le pietre, perché si possono fare chiaramente opere con più pietre, in cui cerchi reciprocamente di darsi equilibrio l'un l'altro in un certo senso.